È stato il piano triennale di prevenzione della corruzione il tema centrale della prima giornata della trasparenza del 2016 dell'amministrazione regionale Sicilia, svoltasi nell'Aula Magna, Saetta e Livatino del Palazzo di Giustizia. Una giornata promossa dall'assessorato regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica, con la collaborazione della struttura territoriale di formazione di Caltanissetta, guidata da Antonino Cangemi, che è stata anche un'occasione di confronto tra le autorità istituzionali e la magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sulla legalità e sulla trasparenza dell'azione amministrativa. Bisogna sottolineare una cosa, che tutti gli eventi accaduti in questo periodo nella pubblica amministrazione stanno dando un'immagine negativa per quanto riguarda il personale. Ciò dobbiamo evidenziare che la pubblica amministrazione deve avere un rapporto diretto con i cittadini, la legge dice che tutto quello che viene fatto deve essere pubblicato e noi dobbiamo evidenziare, perché devono essere pubblicati i curriculum, la denuncia dei redditi, tutto quello che fa un amministratore è un dipendente. Noi ci dobbiamo allineare perché il rapporto con i cittadini deve essere sereno. Questo significa ancora una volta l'attestazione del ruolo centrale che questa Corte d'Appello ha nel sistema di giustizia siciliano e anche una prova della reputazione che col nostro lavoro, col lavoro di chi mi ha preceduto e di chi mi seguirà, siamo riusciti a acquistare nel corso del tempo. Sappiamo tutti come una delle maggiori criticità della nazione in questo momento è la corruzione, che poi è frutto della mancanza di trasparenza. Tra i temi trattati dai relatori, l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto del FOIA, Freedom of Information Act, che nell'estendere il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni consente una piena partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e l'importanza della prevenzione della corruzione. La prefettura ha aspetti e coglie aspetti importanti della trasparenza che diciamo poi è un aspetto anche dell'anticorruzione, si collega fortemente con la lotta alla corruzione, per la quale la prefettura ha compiti sia in termini proprio di supporto alle pubbliche amministrazioni, agli enti locali, in termini di redazione dei piani, sia per quanto riguarda anche la sorveglianza e poteri eventualmente di intervento con i nuovi protocolli di legalità che prevedono anche le clausole anticorruzione.